Nel cortile del Convitto Nazionale Giacomo Leopardi di Macerata è stata presentata la rassegna cinematografica Cinemania Estate 2013, realizzata dal Comitato Provinciale dell'Arci in collaborazione con l'amministrazione comunale e le officine Mattoli. Molte le novità di questa 23esima edizione. La prima novità è rappresentata dalla location dove ci troviamo, infatti da quest'anno la 23esima rassegna di cinema estivo organizzata dall'Arci in collaborazione con il Comune verrà ospitata nel cortile del Convitto Giacomo Leopardi qui a Macerata. La seconda novità è rappresentata dalla collaborazione con le officine Mattoli, di cui ospitiamo una serata diciamo ad hoc dove verranno presentati i corti realizzati dagli studenti delle officine. La terza novità è rappresentata dalla collaborazione con il Festival Off, infatti all'interno delle 36 serate di cinema verranno ospitati dei momenti finalizzati a promuovere diciamo, le linee del Festival Off di quest'anno, parleremo di muri e di visione. Ci sono anche diciamo, delle collaborazioni che vengono riproposte, quella con il Circolo Arci Odeon che dall'inizio che organizza questa rassegna le rappresenta un po' tutte. I film in programmazione sono per tutti i gusti e con un prezzo contenuto che varia dai 3 ai 5 euro. Abbiamo sposato con anche gratitudine quest'idea dell'Arci di dividere i giorni della settimana in base a delle rassegne tematiche. Quindi abbiamo il martedì Young, che è curato direttamente dall'assessorato alle politiche giovanili che qui rappresento. Il venerdì dedicato alle nuove generazioni, ancora più nuove diciamo, perché appunto animato, cinema d'animazione, che poi non è detto che sia solo per i più piccoli, comunque per le famiglie. E il sabato italiano, che è insomma la citazione di una grande canzone, e però vuole proprio dire che si dedica il sabato alla proiezione di film, sempre dell'ultimo anno, di autori italiani, per cui anche un orgoglio nazionale di film che hanno anche partecipato a delle grandi premi anche all'estero.